Buongiorno, siamo al Parco delle Risorgive di Codroipo. Vi avevo annunciato che avrei fatto questo video. Vediamo quanti minuti impiegherò a mostrarvi l'interno del Parco delle Risorgive, che rispetto a quella vasta area a sud della strada provinciale napoleonica che congiunge Codroipo a Palmanova, questo Parco delle Risorgive è solo una piccola parte di quella vasta zona, molto interessante dal punto di vista scientifico, naturalistico. Io conosco questo posto, avendo abitato praticamente sempre a Codroipo, da tanti anni. Anche da prima che venisse fatta l'inaugurazione, cioè che venisse trasformato in giardino pubblico, con tanto di panchine. Adesso è molto frequentato. Approfitto oggi della giornata nuvolosa, dovrebbe esserci poca gente all'interno. Nel fine settimana è affollatissimo, ovviamente, perché è un posto alla periferia di Codroipo dove la gente può trovare un po' di pace, di tranquillità e di ossigeno. Vengono anche molti runner a correre e anche i proprietari di cani. Io ci vengo abbastanza spesso. E siccome conosco questo posto, ecco qua, vediamo delle panchine per i picnic, sia da una parte che dall'altra. Di là ci sono, dall'altra parte del fiumiciattolo, ci sono i giochi per i bambini. Siccome conosco questo posto da prima che facessero l'inaugurazione, ecco, questo qua è un tabellone, praticamente il vero parco comincia qui. Da questo punto in poi è tutto parco di proprietà della regione Friuli Venezia Giulia. Conosco questo posto da almeno 30 anni e posso testimoniare che a quell'epoca, nei prati che fra poco vedremo, nidificava l'albanella minore, in latino Circus pigargus. È un falco che fa il nido a terra, nei canneti, mentre la maggior parte dei falchi fa il nido in luoghi elevati, sui rami, sui dei grandi alberi, se non addirittura, come nel caso del falco pellegrino, in cima ai palazzi, ai grattacieli. Anche a Milano abbiamo visto la nidificazione del falco pellegrino, un colombaccio si era fermato in mezzo alla stradina. Poi purtroppo, per quella nota legge in base alla quale dove arriva l'uomo gli animali scompaiono, scappano, fuggono oppure si estinguono, in base a quella triste legge, quando questa bellissima area di prati umidi è stata trasformata in giardino pubblico praticamente, con tanto di panchine, in base a quella legge l'albanella minore non ha più nidificato all'interno di questi prati. Ora vi faccio vedere una panoramica. Ci sono erbe alte che vanno benissimo per nascondere il nido dell'albanella, sia l'albanella minore che l'albanella reale. Qui da noi nidifica, non in questo posto ovviamente, nidifica l'albanella minore nei pressi delle zone umide. Una specie affine all'albanella minore è il falco di palude, e quello, per trovarlo, bisogna andare nell'oasi di Marano Lagunare, quindi sulla riva del mare, mare Adriatico. Do delle coordinate per chi non conoscesse la regione Friuli Venezia Giulia, che, come disse Ippolito Nievo, è un compendio dell'universo, perché è una piccola regione dove si trova la montagna, la collina, la pianura e anche il mare.
quindi sono tre le specie di falchi che nidificano a terra: l'albanella minore, che un tempo stava qui, l'albanella reale e il falco di palude, che qui non è mai stato, appunto perché preferisce stare vicino al mare. Io sto ancora pedalando sul sentiero, in teoria non si potrebbe fare perché questa è zona pedonale, ma abbiamo incontrato solo una famigliola e guardiani non ce ne sono. Ogni tanto la regione manda gli operai a fare lo sfalcio, quindi immagino che fra un po' tutta questa bella erba che abbiamo visto verrà tagliata. Lungo il percorso di questo sentiero ci sono dei tabelloni esplicativi. Questo, per esempio, spiega che cos'è una olla. Le olle, al plurale, olle. Olla è semplicemente il punto da cui esce l'acqua da sottoterra. E ci sono vari tipi di piante. Piante che amano l'acqua, principalmente. E se vogliamo parlare di piante, in questa zona i botanici hanno scoperto delle rarità, e precisamente una pianta carnivora e una specie di brassica, una brassicacea, si chiama Brassica palustris. Questo è un posto molto carino che fa venire in mente il Petrarca: chiare, fresche, dolci acque. Se avete studi classici vi ricordate quella poesia del Petrarca. Quando c'è siccità l'acqua scompare del tutto, a dispetto delle olle, cioè del fatto che siamo in zona di risorgiva, per cui l'acqua sotterranea non dovrebbe mancare mai. Vado via piuttosto veloce per farvi vedere tutto il piccolo parco. Sono 33 ettari, perché non vorrei che la memoria del cellulare mi facesse un brutto scherzo. Qua i boschi planiziali, vuol dire i boschi di pianura, lontano il carpino, il pioppo nero e la farnia. La farnia che, come sapete, è una specie di quercia. Questo elettrodotto qua, me lo ricordo, è sempre stato qui, da tanti anni che esiste. Costituisce una ferita dal punto di vista paesaggistico, ma non si poteva eliminare perché la corrente elettrica è troppo importante. E quindi deve rimanere anche all'interno dei parchi naturali. Un'altra panchina, non c'è nessuno, abbiamo visto solo una famigliola di persone prima. Un altro tabellone esplicativo dove si parla dei mammiferi: la volpe, il capriolo, la lepre, scoiattolo rosso. Di scoiattoli ce ne sono tantissimi. Poi la faina è abbastanza comune. Sì, anche la volpe. Sono tutti animali che vivono per lo più di notte, preferiscono avere abitudini notturne perché in questo modo non fanno brutti incontri con il loro peggiore nemico. È fin troppo banale dirvi chi è il loro peggiore nemico. Noi abbiamo abitudini diurne, abbiamo sviluppata la vista, a differenza degli altri mammiferi che hanno più sviluppato l'olfatto. Ora siamo su una passerella che ci porta in mezzo a una zona paludosa e casualmente incontriamo una runner. Buongiorno signorina. Ciao. Non sudi troppo.
una runner che mi ha appena detto di aver visto un capriolo. Ecco, sì, a quest'ora del giorno è strano incontrare i caprioli, perché sono animali crepuscolari, quindi li si vede o la mattina presto oppure la sera. Vanno in giro anche di notte, sia i caprioli che vivono in montagna, sia questi che vivono nei boschi planiziali, i boschi di pianura. Però evidentemente la fame li ha spinti, perlomeno quello che è stato avvistato poco fa, la fame l'ha spinto a mettersi in movimento a quest'ora. Sono le 11 del mattino, è tardi per un capriolo. Qua c'è un'altra olla, cioè un altro punto da cui l'acqua scaturisce dal terreno. Noi riprendiamo la nostra corsa dopo aver attraversato una passerella in mezzo alla palude, si fa per dire palude, un breve tratto, però lì mi era capitato di trovare il nido di una gallinella d'acqua anni fa. Siamo di nuovo sul sentiero e fra poco arriviamo al punto di partenza, di modo che abbiamo fatto un loop, abbiamo fatto un anello. Stavolta qui abbiamo una tabella esplicativa con gli uccelli. Il rigogolo sembra un uccello africano, Oriolus oriolus, qui a sinistra lo vedete giallo e nero. La ghiandaia, il picchio rosso maggiore, addirittura il ciuffolotto, ma non è che i ciuffolotti si facciano vedere tanto facilmente qui, mentre il rigogolo lo si può sentire cantare. Una volta imparato il canto del rigogolo non lo si dimentica più, perché è un canto veramente caratteristico. Siamo quasi sulla dirittura d'arrivo, panchine di modo che qualcuno possa sedersi sulla riva del Fiumiciattolo. Acqua bianca e acqua reale si chiamano le due vene principali. Sedersi e meditare, rinfrancare lo spirito. Il Parco delle Risorgive di Codroipo è molto lungo e confina con campi di proprietà dei contadini. In questo caso la soia, viene coltivata la soia. Quindi abbiamo a sinistra proprietà privata e a destra abbiamo il Parco delle Risorgive. Ci sono i tabelloni gialli che dicono proprietà regionale e all'orizzonte laggiù, non so se riuscite a vederle, ci sono le montagne. Diciamo che in linea d'aria da Codroipo le montagne sono 100 km. Prima si trovano le Prealpi, forse saranno un po' prima, verso gli 80 km ci sono le Prealpi. Il monte più alto del Friuli è il monte Goljans, da non confondersi con il comune di Comeljans, dove io ho abitato 6 anni. Qui lasciamo la proprietà privata, ci buttiamo di nuovo all'interno con le solite panchine. Come avevo previsto, non c'è nessuno, tranne quella famiglia che abbiamo visto prima e mia figlia che si fa una corsetta per conto suo. L'abbiamo incrociata per caso, i nostri destini si sono incrociati. Un piccolo boschetto di farnie e fra poco dovremo arrivare al tabellone d'ingresso, il tabellone principale, quello da cui inizia il tour vero e proprio. Da quella parte c'è il prato grande che abbiamo visto, raggiungibile attraverso alcuni ponti di legno, ponticelli di legno.
Due anni fa c'è stata una tromba d'aria in Friuli che ha colpito soprattutto il Veneto, il Bellunese. Migliaia e migliaia di alberi abbattuti dal vento molto forte, e anche all'interno del Parco delle Risorgive ci sono stati molti alberi caduti a causa di quella specie di twister, uragano, un mezzo uragano. Una cosa che non si era mai vista, che non fa parte del clima delle nostre zone e che si può attribuire con estrema facilità agli esperimenti climatici in atto da qualche anno. Esperimenti climatici che sono dei veri atti di guerra da parte del Deep State contro di noi, contro l'umanità. Ecco l'area per bambini, e noi siamo arrivati al tabellone che è l'inizio del parco vero e proprio, Parco delle Risorgive di Codroipo. Abbiamo fatto un anello, un loop vero e proprio, e io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!